Abbiamo intrapreso questa iniziativa con grandissimo entusiasmo, a volte con un po' di paura, essendo per noi la prima esperienza, però alla fine ci ha entusiasmato perché abbiamo avuto la possibilità di incontrare ragazzi e colleghi provenienti da diverse regioni. Abbiamo visto un grande amore per la classicità e questo non può che riempirci di grandissimo piacere e ci lascia ben sperare per la prosecuzione di questo progetto. E siamo felici della rivalutazione delle lingue classiche coniugate in varie modalità, quindi dalla la lingua classica, la cultura classica viene tradotta, ma viene anche presentata in prodotti multimediali, i nuovi linguaggi che amano i giovani, e abbiamo avuto una risposta molto buona in questo senso, quindi siamo particolarmente felici. Sì, ho ribadito che al di là di quello che molti nel tempo e ancora oggi continuano a dire, cioè che latino e greco siano lingue morte, lingue che non servono più a niente, ho ribadito che sono le lingue più vive che esistono, perché non c'è termine scientifico, non c'è termine italiano che in qualche modo non sia riconducibile a queste lingue. Quindi, soprattutto per esempio nel diritto, non è possibile parlare di diritto ancora oggi senza conoscere il diritto romano, senza conoscere la lingua latina in qualche modo. È quello che ha rappresentato per la civiltà non solo europea ma di gran parte del mondo, forse fatta eccezione per la parte, diciamo così, cinese, diciamo così, più orientale, ma per il resto tutta la cultura del mondo è inseminata dalle lingue latina e greca. D'altronde basti pensare per esempio che i pianeti hanno un nome greco. Diciamo che il programma del MIUR per quanto riguarda la promozione della cultura classica e delle eccellenze della scuola mira proprio a questo, a promuovere la cultura classica anche sui territori attraverso appunto azioni quali possono essere le Olimpiadi classiche, le selezioni regionali preliminari, i certamina diffusi su tutto il territorio nazionale. Che diventano occasioni di cultura vera, proprio di promozione sociale, perché si visitano proprio i siti della cultura classica, comunque anche e soprattutto qui da noi in Calabria, no? Quindi al di là di quella che è la formazione dello studente in termini proprio di didattica e di prova di sé sulla disciplina, diventa evento culturale, perché poi nell'attesa dei risultati si organizzano proprio delle fasi di conoscenza del territorio, sia per i docenti accompagnatori sia per gli studenti. Quindi è come fare un continuum tra quello che si studia e quello che si vede sul territorio, di quella che è l'origine storica della cultura umanistica. Che chiaramente la cultura umanistica è l'alveo dello sviluppo della società, insomma l'uomo ha mirato a migliorare se stesso, la conquista stessa di alcuni diritti nasce da una concezione umanistica. La bellezza di questo, l'unicità di questo certamene del liceo classico Galluppi sta nella seconda sezione, che era appunto aperta a tutti gli indirizzi di scuola, proprio perché la multimedialità si coniugava con una didattica innovativa di uso della tecnologia nelle scuole, che è basilare, però nel senso che la tecnologia diventa strumento e non contenuto del sapere. Un evento che ha raccolto grande partecipazione un po' da tutta Italia e che ha inteso valorizzare quella che è il patrimonio classico, quindi la conoscenza, l'amore, la passione per la lingua latina e greca. Io credo che il latino e il greco non siano lingue morte, no, sono lingue più vive che mai, sono lingue in grado di offrire ai ragazzi la possibilità di sviluppare una capacità critica e in grado di permettergli di affrontare al meglio quella che è la realtà contemporanea. Questi testi hanno attraversato veramente più di 2500 anni, hanno fondato la nostra
cultura e la nostra civiltà, quindi conoscerle è fondamentale, vuol dire conoscere il mondo e conoscere il tempo in cui viviamo. È un po' l'idea, veramente, che questo ritorno alla classicità rappresenti un momento davvero di coesione tra luoghi, esperienze e percorsi diversi. Noi siamo stati ospiti di questo certamen a cui il Liceo Classico, naturalmente, essendo l'organizzatore, non può partecipare alla vera e propria gara, ma i nostri ragazzi hanno fatto da ciceroni per le zone limitrofe, la realtà cittadina, al Parco della Biodiversità, alla Roccelletta. Hanno comunque in qualche modo mostrato ai loro compagni qui convenuti le bellezze di Catanzaro e ora li stanno in qualche modo salutando con un intermezzo musicale sia di musica classica che di musica pop rock. La Regione Calabria non poteva che sostenere questo progetto, io ringrazio per la disponibilità, perché qui sono solo un portavoce, dell'assessore Federico Rocisano e del presidente Mario Oliverio, che hanno creduto in questa operazione che deve essere sicuramente rafforzata, che ha avuto grande successo, perché vedo che hanno aderito al certamen Magna Grecia tante scuole di tutta Italia, quindi questo è un laboratorio straordinario di confronto con della scuola italiana. E io sono sicuro che queste attività di promozione della cultura e della lettura e della scrittura su cui la Regione sta lavorando, io vi invito a venire al Salone del Libro di Torino, dove quest'anno abbiamo un grande spazio e un programma interessantissimo, in gran parte dedicato a Corrado Alvaro, di cui ricorre un importante anniversario. Ecco, tutte queste iniziative ci servono per rafforzare la consapevolezza di cosa siamo stati, di cosa siamo e di cosa possiamo essere. Sono sicuro che possiamo essere dei calabresi migliori. E noi stiamo lavorando per questo, senza però l'alleanza di tutti voi, operatori della comunicazione, della scuola, della cultura, i cittadini, non andremo da nessuna parte. Grazie. E questo è anche il senso del titolo che abbiamo dato a questo certamen, Magna Grecia, proprio per indicare questo. Si parte da noi, come diciamo da noi Calabria, come centro di cultura, recuperiamo questo valore della cultura calabrese, che è il retaggio delle più antiche culture occidentali, cioè quella classica, quella greca e quella latina, recuperiamo però, andiamo avanti e naturalmente vogliamo creare una rete con tutte le scuole del territorio e con tutte le scuole anche dell'ambito della Magna Grecia. È difficilissimo, perché tutto intorno a noi c'è qualcuno che ci fa pensare ad altro, che svaluta completamente queste civiltà e queste culture. Quindi è molto difficile, ma noi ci proviamo con diverse attività, diversi progetti. Anche in relazione a questo ultimo, a questo certamen, che vuole appunto recuperare questa forza, oltre al progetto del certamen c'è, per esempio, l'avete visto anche voi oggi, l'alternanza scuola-lavoro apprendisti ciceroni, che fa sì che i ragazzi conoscano veramente bene il loro territorio. E solamente conoscendolo lo si può salvaguardare, e solamente conoscendo il proprio passato, le proprie tradizioni, si può conoscere se stessi veramente fino in fondo ed evitare che anche la nostra terra diventi preda di interessi che purtroppo ormai l'hanno già danneggiata fortemente. Sì.